Buonasera, Monforte di Radio di Frosinone. Ho chiesto a mister Foscarini e poi faccio lei la stessa domanda. Possibile che in alcuni momenti della ripresa, nelle occasioni specifiche, sia venuto fuori il maggior cinismo ed esperienza del Frosinone? Parlo delle azioni soprattutto che hanno portato al gol. Sicuramente nell'azione del gol sono stati bravi, hanno fatto un gran gol. E la partita potevamo vincerla così come potevamo perderla, perché potevamo passare in vantaggio anche noi prima e sicuramente sarebbe cambiato tutto. Purtroppo nel calcio contano gli episodi e questa sera ci hanno condannato. Ritieni che il risultato sia un risultato bugiardo oppure giusto per quello che ha prodotto poi il Frosinone nei minuti finali, no? Ricordiamoci quella doppia palo traversa, insomma. Ma guarda, sicuramente ti ripeto, potevamo passare in vantaggio noi per quanto mi riguarda. Poi è normale che il Frosinone è una grande squadra, è venuta fuori nel finale creando queste occasioni, quindi niente, questo. Il mister ha parlato di ingenuità, ma nel finale quando è incisa la stanchezza? Ma sicuramente ci siamo un po' allungati e non riuscivamo a pressare come avevamo fatto in precedenza e il gol all'84esimo ci ha tagliato le gambe e non siamo riusciti a riprendere la partita, ci siamo spinti in avanti, abbiamo preso anche il secondo e non credo che, ripeto, il calcio è fatto di episodi, quindi se magari entrava la palla sul colpo di testa di Migliorini potevamo uscire dal campo con un risultato positivo. Fiducioso comunque per la corsa alla salvezza, è cambiato sostanzialmente poco in classifica, anche se adesso abbiamo due trasferte. Sì, assolutamente, credo che a prescindere dal risultato la prestazione questa sera ci sia stata, così come c'è stata nelle ultime due gare. Dobbiamo continuare su questa strada, non mollare di un centimetro e andremo a Palermo a giocarci la partita. Senti, con l'arrivo di Foscarini senti una maggiore fiducia da parte del tecnico nei tuoi confronti? Sembra che sia un po' il perno, diciamo, punto di riferimento del centrocampo adesso, in rottura naturalmente. Ma sono contento delle ultime prestazioni, ovvio che si può fare sempre di più. È chiaro che devo migliorare su alcuni aspetti. E già da domani infatti facciamo allenamento per cercare tutti quanti insieme di trovare questi piccoli errori che questa sera abbiamo commesso.